Non lo sapevo. Per me devono andare a casa perché sono incompetenti. Quindi viva il movimento e basta a tutti loro. Partecipare a questi incontri, sai, sul senso di televisione che forse conviene esserci, conviene non esserci, invece ti rendi conto che effettivamente vengono manipolati, pilotati, e quanto più ci si avvicina al momento del saliente delle elezioni, tanto più questa cosa avviene. Mi sembra di aver perso del tempo, perché sarei tanto voluto essere a Lauria in tempo, e invece non sono riuscito a esserci, questo mi sembra molto meglio parlare con la gente così. Si parlava lì di beghe interne tra SEL, tra il PD, poi tra col PDL, con la Liberalità, così. Quindi sono andato via, non da perdere tempo, e sono andato via. Volevo parlare di programmi, perlomeno almeno per le linee generali, allora lo faccio qui adesso. Intanto, come è stato realizzato il nostro programma? Perché noi abbiamo un metodo che è differente da quello dei partiti tradizionali. Non ci sono le segreterie di partito che redigono un programma per noi, lo facciamo noi sulla base di quelle che sono le esigenze dei cittadini. Perché noi siamo i cittadini e tra l'altro interpretiamo anche le volontà dei cittadini essendo noi stessi. Nel Movimento 5 Stelle il metodo che applichiamo è quello della partecipazione diretta, ne ho parlato prima, attraverso lo strumento della rete. Anche questo ha bisogno di un affinamento, non è una soluzione ancora definitiva, c'è una fase di sviluppo che si sta conducendo, ma ci ha permesso di identificare le persone che sono qui presenti in parte, le altre sono i consiglieri che sono stati eletti nel nostro metodo, me stesso, e poi anche definire i punti del programma. Cosa che io dico e ripeto spesso, intanto la filosofia che ne è venuta fuori in maniera naturale. Non c'è stato bisogno di individuare delle forzature per caratterizzare in un modo piuttosto che un altro il programma. È venuto in maniera naturale. E cosa è venuto in maniera naturale? In primo luogo l'altruismo. Cosa che il Movimento ci tiene tantissimo, perché il Movimento 5 Stelle pone al primo posto, si è sentito prima dire, non lasciare nessuno indietro. Questo significa la solidarietà verso chi ha una posizione di difficoltà. E per fare un esempio, quello del reddito minimo di dignità, noi abbiamo mutuato l'ipotesi che abbiamo presentato dalla legge. Proposta di legge fatta dal Consiglio, appartenente al Consiglio regionale dei siciliani del Movimento 5 Stelle. Ma come sapete la versione completa di tipo nazionale è stata, o verrà a breve presentata, è pronta. No, la versione è in discussione, infatti quindi c'è una versione generale. Se dovesse passare, diciamo, ci toglierà anche il peso di doverla fare noi, ma comunque abbiamo ipotizzato questa soluzione che è il reddito minimo di dignità. Non c'è soltanto una motivazione dovuta a fattori come quella dell'altruismo, c'è anche una questione economica. Immettere denaro direttamente nelle tasche dei cittadini, che naturalmente appartengono a delle categorie sono in difficoltà, significa rilanciare l'economia. Tra l'altro, mi è stato chiesto proprio oggi, parte della spesa inerente alla copertura di questa soluzione si autopaga, si paga da sola, perché si risparmia moltissimo in costi sanitari e costi sociali,
che si hanno essendo esclusi dalla società e non ricevendo neanche quei 440 euro per metro. Quindi c'è un doppio motivo. Molto spesso si chiede la copertura facendo un calcolo numerico, no, 440, quante famiglie sono, si moltiplica per 12, quante famiglie sono, totale, non è così, non è così. Si rimette soldi nell'economia, le aziende cominciano a lavorare di più perché devono produrre di più, perché comprano, le persone comprano, e quindi si riducono i costi sociali per la sanità, perché chi è escluso costa di più, 6 mesi, 2 mesi di ospedale, in ospedale costa tantissimo a tutti quanti, si riduce il costo alla criminalità, perché essendo esclusi, essendo in uno stato di povertà, aumenta il livello di povertà. Questa somma di cose permette di fare una soluzione doppia, quella che va incontro ai cittadini, ma anche che ci fa risparmiare da un certo punto di vista. Quindi questo. Poi c'è un'altra versione, un'altra parola che definisce nella sostanza la filosofia che c'è sotto questo programma, quella del rispetto. Il rispetto per i cittadini, per il territorio, per la propria tradizione. C'è in tante delle proposte che noi abbiamo selezionato e sviluppato. Mi viene in mente in particolare quello del rispetto per il territorio, perché noi siamo andati diverse volte ormai, la prima volta proprio nello specifico per vedere cosa è successo nel Metapontino, a Bernalda, a Marconia, a Metaponto. Che succede? Siamo andati a vedere queste cose qui e abbiamo visto che effettivamente non c'è soltanto una questione di evento atmosferico importante, cioè, c'è stato sicuramente, ma è stato evidente ai nostri occhi da profani, no? Mettiamola così, visto che siamo incompetenti, che era evidente una incapacità e una cattiva gestione del territorio. Questo non ha creato soltanto un danno economico, perché se non si fa prevenzione il danno economico è ancora maggiorato. Agire in condizioni di emergenza costa sempre di più, no? Sapete, sentite la frase tipica in sanità, prevenire è meglio che curare, anche qui, uguale, la stessa cosa. Mi permetto di dire questa cosa ai giornali, da neofita, e il giorno dopo convegni in cui c'erano anche esponenti degli altri partiti dicono esattamente la stessa cosa. La differenza è che se la dice Gian Nicola Pedicini a nome del 5 Stelle, la dice una persona che vede le cose e dicendolo è credibile. Cosa diversa è se lo dice un altro che ha governato per 20 anni nei partiti che lo ospitano e parla dopo 20 anni di prevenzione, che è una contraddizione in termini, mi sembra, no? Rispetto per il territorio. Altra cosa fondamentale, il coraggio. Noi abbiamo avuto il coraggio di prendere una posizione decisa, non intermedia, rispetto ai grandi gruppi di potere, alle corporazioni, al petrolio. Noi diciamo no al petrolio, alle nuove estrazioni petrolifere. Quindi chiudere tutte le possibilità di nuove estrazioni, nuovi permessi, con l'unica formula possibile, quello del parere sfavorevole alla valutazione di impatto ambientale. Si parla di questo, il petrolio, la filiera del petrolio è cancerogena, noi ne siamo a conoscenza, la gente non lo dice, ma è cancerogena, non ci sono altre vie di mezzo, non ci sono altre misure, e quindi noi diciamo no a questa cosa qui. Naturale che ci rendiamo conto che il petrolio non può essere bloccato per le autorizzazioni che già sono state date, ma si può pretendere che venga fatto, queste estrazioni vengono fatte in sicurezza, adeguando a quelli che sono i criteri anche nazionali per l'Unione Europea. In Europa, mi viene in mente, esiste una carta dei diritti del cittadino europeo che all'articolo 37 parla della tutela dell'ambiente. Bene, il principio che recita è quello che l'ambiente e la qualità dello stesso è una pretesa, una cosa fondamentale nelle politiche dei paesi della comunità europea, conformemente allo sviluppo sostenibile. Quindi questa parola, no? questo discorso, questa piccola frase, si
siamo andati a vedere la nostra campagna elettorale, ma già sapevamo un po' i numeri, a cosa corrispondeva nella realtà locale della Lucania. Abbiamo trovato i pozzi vicino agli ospedali, abbiamo trovato i pozzi di petrolio vicino nei centri abitati, no? Sappiamo che ci sono centroli che sparano idrogeno solforato, prima è stato accennato pubblicamente. Sapete che nell'idrogeno solforato non si sa bene, cosa succede con le esposizioni, diciamo, istantanee oppure acute, ma non si sa bene cosa succede con le esposizioni croniche. Quindi di solito queste cose qui, per le persone che hanno intorno ai 50 anni, 40 anni, poco male, ma per i bambini potrebbe essere molto molto grave. Potrebbe anche non essere così, ma comunque potrebbe. Quindi si usa il principio di precauzione. Perché qui non si usa il principio di precauzione? Allora, noi abbiamo il coraggio di prendere una posizione decisa rispetto a questo tipo di discorso, tanto più che il petrolio non è economico. Cioè, non è vero che abbiamo scoperto, non è vero che produce economia per la nostra vita. Non la produce in termini di posti di lavoro, non la produce in termini di royalties. Prima Pietro ha detto che mi avrebbe rubato la battuta, non l'ha fatto, ma comunque negli ultimi dieci anni la regione Basilicata ha preso il royalties intorno ai 60, per se facciamo la media, 60 milioni di euro all'anno, cioè praticamente una cosa del tutto irrisoria rispetto al bilancio regionale, che pure sapete non è un bilancio così eccessivo. Irrisoria, 1,5% circa. Stiamo parlando di cose che non incidono, però si dice che il petrolio è una risorsa forse per l'Italia. Bene, il petrolio della Basilicata fornisce l'1,5% del fabbisogno nazionale in termini di gas metano e soltanto il 6% del fabbisogno in termini di petrolio. Quindi anche qui una falsità. Questo a prezzo di cosa? Perché io lo dico sempre. Sembra quasi che uno la possa mettere nei stessi termini con cui è stata messa a Taranto, no? All'Ilva di Taranto. Cosa volete? Volete il lavoro pagando il prezzo di rischiare il tumore oppure no? Dovete scegliere tra queste due cose, non c'è nulla da fare. Qui è ancora peggio, no? Perché noi pensiamo che invece si possa avere il lavoro senza avere dei tumori, come corrispettivo, come contropartita. È possibile. Qui è ancora peggio, perché ti danno quel rischio lì c'è, è concreto. Nessuno mi può raccontare il contrario, altrimenti io porto tonnellate di letteratura scientifica che dimostrano quello che dico, ma in cambio non ci danno neanche il lavoro e non ci danno neanche le royalties, non ci danno neanche un beneficio adeguato in termini di royalties. Se qualcuno volesse pensare, poi non conosciamo morti o cadaveri che lavorano, appunto. Tanto tra l'altro abbiamo riscontrato anche una popolazione rassegnata, che è la cosa peggiore. Una popolazione rassegnata a questa condanna, questo è quello che si vede. Comunque, il petrolio è una delle cose che dipingono lo stato di fatto di questa regione, ma non è la sola. E noi abbiamo riscontrato che c'è stata una volontà politica a far diventare questa regione una discarica, come sta diventando, per una volontà politica, appunto, quella di desertificarla. La desertificazione porta a povertà, ma è una volontà politica, perché comunque poca gente la crea, poco disturbo a questo tipo di attività. Perché la gente che vive prima o poi lo viene a sapere, c'è qualcuno che parla, non è che tutti stanno zitti, qualcuno si informa, qualcuno se ne intende, lo viene a dire agli altri, e prima o poi c'è il rischio che qualcuno si ribelli a tutto questo. Allora loro cercano di ridurre questo rischio mandando via la gente, forse in maniera indiretta, va bene, ma lo fanno. Fenice è un altro esempio. Io abito lì da quelle parti. C'è stato quel superamento rinnovato nel tempo dei valori ammissibili, no? Dei metalli pesanti, tutti i 9 pozzi pezzometrici che sono lì per fare l'analisi delle acque. Benissimo. Il direttore generale è stato dato nelle resti domiciliari, poi dopo è stato promosso. Cioè, questa è la sequenza delle oggi.
Settembre 2013 si scopre che ancora c'è un superamento dei valori in acqua in tre dei nove pozzi per alluminio, ferro, manganese, nickel, cioè siamo punti da capo, non si risolverà mai quella situazione, eppure nessuno fa niente per chiudere quella cosa che sarebbe successa in tutti gli altri paesi d'Europa. Non bastasse, l'idea è quella che si può addirittura arrivare a fare qualunque cosa senza avere la reazione di nessuno, perché a Matera, ancora peggio, si decide di bruciare CSS non per il quantitativo ammesso finora, che già era un illecito, ma addirittura estenderlo fino alle 60.000 tonnellate all'anno in un cementificio. Dovete sapere che il CSS è vietato, combustibile speciale secondo, è vietato, e la Comunità Europea ci fa la multa, ci ha fatto la multa con il CDR, ci ha fatto la multa con il CDRQ, noi paghiamo i tercementi per bruciare questa roba che sono rifiuti, trasformati, nomi, cambiano il nome, trasformano i rifiuti, gli fanno una procedura preliminare, ma alla fine sono rifiuti che non possono essere bruciati. Bene, noi paghiamo per farceli bruciare, lo paghiamo in termini di salute, perché i metalli pesanti si producono in quel modo lì, soprattutto in un cementificio, soprattutto a distanza così breve come un centro in cui al centro della città, praticamente sta lì in città. E tutto questo ci costa la terza volta in termini di multa che noi paghiamo all'Europa, perché noi non possiamo bruciare questa roba. Paghiamo ancora una volta. Benissimo, questa è la situazione. Allora, che fate voi? Che cosa volete fare voi? Perché si dice che il Movimento 5 Stelle sono persone incompetenti, intanto la situazione è innegabilmente questa qui. Io dico prima una cosa, bisogna vedere i competenti da che parte stanno. Cioè, la competenza è a servizio di chi? Perché a me sembra che Monti forse è veramente competente, ma a servizio di chi era? Dei cittadini o di qualcun altro? Allora, se sono competenti e poi sono a servizio di qualcun altro, è peggio ancora che lo sono, preferisco che siano incompetenti. Noi forse non abbiamo tutta questa competenza, meglio, esperienza, competenze nei singoli specifici settori ce l'abbiamo. Ma non abbiamo tutta questa esperienza, ma facciamo presto a imparare, perché siamo persone libere, persone che hanno la possibilità di individuare i problemi, hanno la possibilità di proporre soluzioni, ma soprattutto di farle, di adottarle. Le soluzioni che adottiamo noi, che proponiamo voi, ad esempio, quella dei fini zero. I fini zero sono, non ve la voglio raccontare perché ormai mi sono anche stancato. Ma non solo porta a decidere quando riesce a essere completa, quella richiede il prerequisito che ci sia anche un cambiamento di mentalità, anche nelle scuole, no Giuseppe? Cioè, tutta una serie di cose che vanno implementate da subito, ma in pochi anni si può raggiungere la completezza dei rifiuti zero, la completezza, e questo non solo non ci dà inquinamento, che è la prima, dobbiamo dare la salute soprattutto dei bambini. Soprattutto, ma ci permette di impiegare tre volte tanto le persone che vengono impiegate nella filiera dell'ingegneria alimentare. Quindi anche un fatto economico, non è soltanto un fatto economico. Lo stesso si può fare col petrolio, può essere sostenibile, ma lì, con l'energia rinnovabile, sostenibile anche. Non possiamo immaginare di coprire il nostro territorio tutte con le pale eoliche. Bisogna anche cercare di differenziare, anche per il geotermico. Ci sono tante forme energetiche che possono essere implementate, anche con soluzioni innovative, perché voi vedete qua e là in regione, ad esempio, pannelli fotovoltaici che vengono messi su terreni bellissimi, e la cosa anche in quel caso diventa quasi insostenibile, no? Allora dice, vabbè, ma come si fa? Da qualche parte bisogna mettere, intanto si mettono sui tetti delle case. Laddove c'è un vincolo paesaggistico è possibile usare dei fotovoltaici che sono compatibili col vincolo paesaggistico, e se costano troppo si può fare ricerca per abbattere i costi.
bisogna avere una mentalità nuova, bisogna avere un'apertura nuova verso le novità, bisogna essere liberi di poter fare queste cose. Le belle parole che vi dicono i politici tradizionali sono belle parole, ma loro non le possono fare perché i poteri che le hanno portate lì sono esattamente quelli che non hanno nessun interesse a fare le cose che noi vogliamo. Vi ringrazio. Faceva non è che filmavo in realtà niente. È la prima volta che sento Pier Di Coppa. Bello? Sì. Mamma mia, altri Vabbè ragazzi, la Maradea è tutto, vi saluto, alla prossima.